Allora, innanzitutto grazie di avermi invitato, a Bologna vengo sempre volentieri, io ci vengo abbastanza spesso come Andrea Sasso, quindi non, per me è un po' essere a casa. Ho due figli che abitano a Bologna, ecco, quindi. Allora, il venire a parlare di giustizia può essere facile, ma perché è un argomento di cui tutti parlano, i giornali ne parlano. E il problema è che la giustizia in Italia non ha necessità di semplici riforme. La giustizia in Italia ha la necessità di essere rivoltata completamente. Perché? Perché per tanti anni abbiamo pensato alla giustizia soltanto come per alcuni aspetti particolari, per interessi limitati, abbiamo messo delle piccole pezze dove magari qualcuno aveva più o meno interesse, ma non si è mai pensato, abbiamo sempre parlato male della giustizia, la giustizia non funziona, ecco, la giustizia non funziona. Allora come si fa, come si riesce a cercare di dare una risposta? Beh, innanzitutto la prima cosa è l'aspetto tecnico, nel senso che occorrono naturalmente risorse. Per far funzionare un sistema occorrono delle risorse. Occorrono risorse, occorrono gli organici, occorrono i tribunali. Tu sei giovane, ma nel 1988, quando fu scritto, entrò in vigore poi nell'89 il nuovo codice di procedura penale, a tutti ci dissero che per esempio i processi dibattimentali sarebbero stati una rarità, che oltre il 90% dei processi sarebbero chiusi di fronte al giudice delle indagini preliminari e quindi sostanzialmente si sarebbe risparmiato tempo, sarebbero risparmiate strutture, organici. La realtà è stata assolutamente il contrario, il 90% dei processi vanno a dibattimenti e pochissimi si chiudono con i riti alternativi. Questo perché? Perché una delle ragioni principali è stato perché i giudici dell'udienza preliminare non avevano le strutture. E ci sono dei motivi anche tecnici e poi magari sono un po' di dettagli, ma ne potremo anche parlare. Però obiettivamente quelle che erano le prospettive sono miseramente fallite. Però la giustizia non va intesa, come diceva giustamente Massarenti, non va intesa soltanto come giustizia penale. E come diceva giustamente il nostro presidente del nostro incontro, il problema principale è quello, in questo momento, per le necessità che ha questo paese, è quello di mettere mano alla giustizia civile. Le riforme, sia quella civile e poi quella penale di cui dirò, sono tutte collegate. Cioè, noi non possiamo pensare di riformare il nostro Stato se insieme alla riforma della giustizia noi non ci mettiamo le altre riforme. Com'è possibile pensare alla riforma della giustizia se non si riforma anche la pubblica amministrazione? Com'è possibile pensare alla riforma della pubblica amministrazione se non si riforma il fisco? Com'è possibile pensare a riformare il fisco se non si fa la riforma del terzo settore? Come si fa a non fare la riforma del terzo settore se non si fa anche quella della scuola? Cioè, questo paese ha bisogno di un sistema di riforme, non ha bisogno di una riforma. Ecco perché piano piano stiamo cercando di arrivarci. Abbiamo messo tanta di quella carne al fuoco che qualcuno dice rimaniamo fino al 2018. Secondo me ci potrebbero, non perché ci vogliamo rimanere, noi siamo lì di passaggio, però ci sarà bisogno di una stagione di riforme che forse non Matteo dice 1000 giorni. Io ho la paura che per tutto quello che abbiamo in campo forse non ce la faremo neanche nei 1000 giorni. Per questo paese è un paese che è fermo da 40 anni e quindi ha bisogno veramente di essere modificato in tante sue parti. Sulla giustizia civile, perché dico, ho detto prima che è una cosa di cui ne abbiamo necessità ed è assolutamente indispensabile, perché nella giustizia civile ci sono tutta una serie di interessi che vanno a incidere in modo fortissimo sul lavoro, sul fisco, sulla scuola. Se noi non diamo credibilità, celerità, certezza alla giustizia civile, non avremo delle ripercussioni positive neanche sotto tutti gli altri aspetti, principalmente quello economico. Quasi tutte le riforme, poi alcune hanno delle piccole modifiche, ma sono nate attraverso un disegno di legge ed un decreto legge. Nel decreto legge della riforma civile noi abbiamo inserito la possibilità del recupero dell'arretrato.
su cui lo dico in modo molto sereno perché l'ho detto anche al governo, che forse ci vorrebbero più incentivi per in qualche modo convincere le persone ad andare ad accettare un arbitrato durante una causa in corso per eliminare e per non stare ad aspettare fra qualche anno, fra diversi anni, una sentenza. Però abbiamo inserito delle norme che sono importanti. Voi pensate, quelle sul diritto di famiglia. Cioè, noi abbiamo in Italia circa 100.000, 108, insomma, diciamo 100.000 cause di separazione l'anno. Di queste, il 65% sono di separazioni consensuali. Tenete conto, 100.000 separazioni l'anno con una celebrazione di circa 200.000 matrimoni. Quindi vuol dire che no, naturalmente non sono gli stessi che nel primo anno si sposano e si separano. Però è evidente che nella nostra società ormai ci sono il 50% delle famiglie tradizionali che si sposano col matrimonio sia concordatario sia civile, che comunque arrivano a chiudere il loro rapporto. Quindi è una cosa molto, molto, molto importante che tocca tanti interessi, sia personali che economici. E il 65% si chiude con delle separazioni consensuali. Le separazioni consensuali, chi di voi fa un po' sa un po' di legge, è vero che sono separazioni che si chiudono sostanzialmente con la presentazione di un ricorso e poi con la fissazione di un'udienza, ma sono comunque operazioni che vanno a toccare l'intervento di cancellieri, di ufficiali giudiziari, di avvocati, insomma. Comunque è un lavoro di burocrazia e di carta, adesso magari con il sistema informatico no, meno carta, però è una cosa che è importante. Noi abbiamo tentato di eliminare questi 65, circa 65.000 fascicoli anno attraverso che cosa? L'inserimento della possibilità di recarsi a sciogliere il matrimonio, a separarsi o a divorziare di fronte all'ufficiale di stato civile per i casi in cui non vi sono figli e non vi sono interessi patrimoniali, oppure si può fare negli studi degli avvocati e poi semplicemente depositare per un visto, poi lì sarà la giurisprudenza a stabilire che tipo di valore ha, del pubblico ministero se ci sono figli. Cioè dobbiamo arrivare a eliminare dove è possibile l'intervento della giurisdizione, lasciando naturalmente la possibilità della giurisdizione dove i cittadini ne hanno necessità, dove pensano di avere proprio bisogno di qualcuno che stabilisca, che detti delle regole nei loro rapporti, ma dovrebbero essere soltanto e saranno, se si mantiene questo tipo di trend, intorno al 30%. Questo lo abbiamo inserito ed è un elemento fondamentale. Se non ci avessero bloccato i nostri alleati il divorzio breve in Senato, avremmo avuto anche insieme a questo la possibilità di non aspettare più 3 anni fra separazione e divorzi, ma poterlo fare nei 6 mesi, e quindi avremmo fatto una riforma importante su quello che riguarda i rapporti familiari, e questa sarebbe forse la prima, sarà la più facile, non lo so se sarà la più facile da fare, però avremmo completato un quadro su quanto riguarda il diritto di famiglia. Nella legge delega, invece, che noi faremo, e che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni perché il governo l'ha già varata, dovrebbe arrivare in Parlamento, dovrebbe venire proprio alla Camera. Ci sono delle norme specifiche sul Tribunale delle Imprese, sulla che anche qui il Tribunale delle Imprese che non ha funzionato finora, è stato creato, ma non ha funzionato, e tutto quello che riguarda i rapporti commerciali, economici, finanziari fra imprese dovrebbe avere una corsia preferenziale e soprattutto dovrebbe avere poi alla fine una certezza. E questo è un elemento fondante, portante della riforma civile che ci sarà, insieme ad un'altra che tocca sempre la famiglia, ma che riguarda il Tribunale per i minorenni. Qui si potrebbe, noi abbiamo già fatto un convegno specifico dove si potrebbe parlare anni e anni di questo, ma sul Tribunale per i minorenni si contrappongono due visioni diverse sulla tutela e sulle tutela dei minori e degli interessi delle famiglie, ma c'è chi ritiene che il Tribunale per i minorenni, che è un giudice speciale,
che è un retaggio un po' del sistema fascista, perché fu istituito dove, diciamo, c'è un po' di cultura giurisdizionale paternalistica, no? Cosa che forse si potrebbe anche in questo momento superare attraverso la creazione delle strutture, delle sezioni specializzate all'interno dei tribunali, dove i minorenni possono essere tutelati non soltanto quando sono imputati, ma anche come parti offese. E insomma, anche questo è un elemento in grande discussione che interessa moltissimo gli operatori del diritto e soprattutto gli operatori dell'infanzia, ma sono elementi che servono per dare una svolta alla giustizia civile e ai rapporti fra privati che sono compresi nel codice civile. Questo soltanto per dirvi quanto sarà grande, quanto sarà importante il lavoro e quanto sarà importante anche parlare con le persone. Noi come gruppo parlamentare del PD, insieme abbiamo messo in piedi 8 iniziative che abbiamo svolto e stiamo svolgendo in varie parti d'Italia, e ne faremo ancora altre, proprio perché è importante andare a sentire non soltanto gli iscritti, che naturalmente devo dire sono sempre venuti molto numerosi e sono anche molto interessati a queste tematiche, ma anche gli operatori, le persone che ci lavorano, non soltanto gli avvocati, i magistrati, ma gli assistenti sociali, i cancellieri, i funzionari, e chi lavora, gli organi di polizia, sono tutte cose che in qualche modo sono collegate, ed è importante perché la campagna d'ascolto che viene fatta dal partito è fondamentale, perché, scusate, faccio una digressione politica, ma se in questo paese le campagne d'ascolto con la gente non le fa il PD, secondo me le fanno in pochi. E quindi ecco perché è importante venire nei circoli. Quando Andrea stamani mi ha detto di venire a Bologna, sono venuto molto volentieri. A me piace, perché quando la politica si fa per passione, è bello parlare con le persone, accettare anche quando qualcuno ti dice qualcosa che non torna. Adesso poi magari toccheremo dei temi su cui forse qualcuno avrà delle cose che non quadrano, e che io sarò ben lieto magari di spiegare. Accanto alla riforma della giustizia civile ci sarà questa grossissima della giustizia penale, perché noi abbiamo avuto, tu hai detto bene, la legge Severino, che è stata un po' la conclusione dei passati governi sulle riforme del sistema penale e del rapporto anche fra diritto penale e pubblica amministrazione. Ma siamo sinceri, tutto quello che è stato fatto negli ultimi 20 anni sulla giustizia penale è stato fatto solo a ribasso, e non è servita per dare una risposta o per garantire. La stessa Severino, guardate, io sono responsabile, lo dico davanti a tutti, della richiesta a Renzi e a Orlando dell'innalzamento delle pene sulla corruzione, ma non perché io voglia essere un soggetto che ritiene che alzando le pene si risolvano i problemi, ma se voi pensate che a oggi la corruzione, che è il reato più grave che ci possa essere all'interno di una collettività, perché io posso anche rubare questo paio d'occhiali, ma lo rubo ad una persona, e quindi devo rispondere nei confronti della collettività perché sono un disonesto, ma devo risarcire una persona. Ma la corruzione vuol dire che tu fai un danno all'intera collettività, fai un danno a quelli che vivono con te, ai tuoi figli, ai tuoi nipoti, a quelli che verranno, perché è il cancro assoluto del rapporto fra pubblica amministrazione e cittadini. Allora, sapere che la legge Severino ha portato da 4 un minimo di 4 anni a un massimo di 8 anni, quando se io commetto una rapina giustamente o un'estorsione parto da 5 anni, cioè era una gradualità di pena che era intollerabile. Ecco perché abbiamo chiesto, e il governo ha presentato di legge per l'alzamento delle pene. Prima era ancora più basso. Prima era ancora più basso, voi pensate, io sono nella giunta per l'autorizzazione al procedimento e abbiamo votato per l'arresto prima di un nostro collega che era del PD di Genovese, e poi abbiamo votato per l'arresto di Galan. Galan ha patteggiato 2 anni e 10 mesi per corruzione. Cioè, ora con tutto non voglio fare battute, ma insomma, siccome è una cosa che gira un po', sono stati dati 8 anni a Corona per estorsione perché ha fatto le foto e ha chiesto quattrini. Ora, se vi sembra che ci sia un paragone accettabile fra questi due tipi di reati, è assolutamente impossibile. Ecco perché le pene andavano in qualche modo riadeguate. In più qui c'era un interesse particolare. Primo, perché alzando il minimo impedisci che col patteggiamento uno se ne stia fuori di prigione. Perché se io ho 4 anni,
se io riesco di minimo, se patteggio il minimo, io, voi chi studia giurisprudenza lo sa, riesco attraverso le diminuenti, arrivo alla sospensione con un attenuante più la diminuente del rito, oppure se ho solo la diminuente del rito mi è arrivato un affidamento in prova. E questo è assolutamente inaccettabile. Magari io provo a restituire una somma che giustamente il pubblico ministero accetta, perché il pubblico ministero dice: io intanto te mi restituisci questa somma e me la riporto a casa e la restituisco allo Stato. Perché magari se io dovessi in qualche modo andare avanti, continuare a cercare di prenderli, tipo magari non ce la faccio. Allora c'era questa necessità di bloccare la possibilità che di chi patteggia e restituisce una piccola parte del maltolto se ne stia tranquillamente due anni e mezzo, magari in affidamento, oppure come succede che una volta alla settimana andare in un ospizio, che non mi pare una grande genialata di esecuzione della pena, e poi magari scontata la pena io dice non ritorno in politica, però mi gestisco e sto bene con Malloppo e mi sono tenuto. E questa è una cosa fondamentalmente ingiusta. L'aumento delle pene, poi magari se lo toccheremo, è un segnale per l'aumento della prescrizione, perché il reato di corruzione è un reato che ha necessità naturale di un termine di prescrizione molto lungo, perché il reato di corruzione non si accerta mai nel momento in cui si commette. Perché se tu commetti una rapina, è evidente che il tempo di commissione, io l'indagine mi parte dal momento in cui la rapina l'ha subita, perché c'è una parte offesa che denuncia. Se qualcuno ruba, il soggetto che ha subito il furto va dai carabinieri, può essere un giorno, può essere due giorni, una settimana, ma entro pochi giorni denuncia e partono le indagini. Ma nel reato di corruzione questo non avviene, perché c'è il patto corruttivo fra il corrotto e il corruttore, che nessuno dei due ha interesse a divulgare, è evidente. Per cui tante volte il reato di corruzione lo scopri soltanto attraverso altre indagini, mentre magari fai delle intercettazioni, mentre fai degli accertamenti, ti arrivano delle soffiate, ma tante volte il reato di corruzione parte l'indagine dopo 3, 4, 5 anni. Per cui se hai un termine di prescrizione molto corto, siccome il periodo di prescrizione parte dal tempo del commesso delitto, è evidente che ti bruci già una parte della prescrizione, e si vede che già con la pena corta e con questo sistema i reati di corruzione spessissimo se ne vanno in prescrizione, ed è una cosa che questa non può esistere. Dobbiamo quindi da un lato riformare l'istituto della prescrizione, e ieri mi hanno detto che ha avuto anche la bollinatura, quindi dovrebbe arrivare presto in commissione il disegno di legge del governo. In più noi ne abbiamo uno presentato dal Partito Democratico, e abbiamo fatto un testo unico anche insieme agli altri disegni di legge, ne stiamo già discutendo in commissione per la riforma della prescrizione, e finalmente sarà una riforma e non sarà fatta su misura per qualcuno, ma sarà una riforma che dovrebbe valere in modo valido per tutti, ma soprattutto che dia la garanzia alla fine della certezza. Questo è importante. In più abbiamo messo questa norma del disegno di legge, che io spero che sia approvato in modo rapido, il Partito Democratico con i suoi presidenti di commissione alla Camera e con i suoi capigruppo ha già dato disposizione che sia una corsia assolutamente preferenziale. Abbiamo messo che chiunque voglia patteggiare deve restituire l'intera somma, quindi col patteggiamento non vai comunque subito libero, ma ti devi fare un po' di carcere, te lo fai, ma puoi soltanto arrivare ad avere il patteggiamento se restituisci l'intera somma, non quella che tu vuoi dare, ma quella che la procura ha accertato durante il patteggiamento. Se tu non restituisci tutto non hai il patteggiamento, quindi non è lo sconto di me. Sono elementi questi importanti, guardate, non sono solo legati alle vicende di Roma. Purtroppo il problema della corruzione non è un problema che si risolve solo con la repressione, con il sistema penale. Il problema della corruzione è un problema in cui noi dobbiamo avere una politica forte. Purtroppo noi negli ultimi anni non abbiamo avuto una politica forte, abbiamo avuto una politica molto permeabile alle sirene dei vari pescecani che girano intorno alle amministrazioni o alla politica. Se noi riuscissimo a tornare ad avere una politica forte,
dove l'ideale nella politica è la cosa più bella, più importante, la voglia di stare insieme, la voglia di mettersi in gioco. Queste sono le cose che servono nella politica. Ma se noi lasciamo lo spazio, come è successo purtroppo a Roma, ma come è successo al Mose, come è successo all'Expo, come in altre parti, a questi pescecani che girano intorno e trovano degli spiragli all'interno della politica, perché naturalmente c'è il politico debole che magari non ha consenso perché non ha tante cose da dire, però ha bisogno di avere dei fondi, dei finanziamenti, una gestione del potere. Ecco, questo purtroppo sono cose su cui noi ci dobbiamo interrogare, e siamo gli unici che lo stiamo facendo. Perché noi a Roma siamo l'unico partito che si è messo in discussione, non avendo nessun sindaco del centro-sinistra implicato in queste cose. Però siamo stati gli unici che abbiamo detto: ci sono state delle mancanze all'interno del partito, commissariamo il partito e vediamo cosa è successo e andiamo fino in fondo e controlliamo queste cose. Ma io sento dire che qualcuno si vuol candidare, qualcuno che fa parte dello stesso partito di Alemanno si vuol candidare a fare il sindaco di Roma senza nemmeno mettersi in discussione e andare a provare a dire qualcosa di marcio, forse c'ho anche in casa mia. E questo, se non lo facciamo noi, gli altri non lo fanno. Quindi siamo un po' noi tafazziani, nel senso che cioè, ce ne sono due del PD, ci fustighiamo, entro gli altri, però è la nostra forza questa. Perché se noi perdiamo questo spirito, questa forza ideale, forse diventiamo come gli altri, e non lo dobbiamo fare, non dobbiamo diventare come gli altri, perché noi siamo diversi dagli altri, siamo nati per essere diversi dagli altri. E sulle tematiche della giustizia è fondamentale questa distinzione. Allora, scusate la digressione, ma poi quando si parla di queste cose poi uno in qualche modo ci sente. Sul problema della giustizia penale poi ci saranno altre riforme, non soltanto questa qui della corruzione, ci sarà la prescrizione, ci sarà il lavoro grosso sulle intercettazioni. Le intercettazioni non saranno toccate, noi non possiamo togliere le intercettazioni. Io so che al centrodestra sarebbe piaciuto tanto togliere le intercettazioni, ma noi non possiamo togliere le intercettazioni perché sono uno strumento fondamentale. Le regolamentiamo non nel loro utilizzo, ma nella loro divulgazione. È evidente che non è ammissibile che vadano a finire sui giornali colloqui, conversazioni che nulla hanno a che fare con le indagini. Ma noi non possiamo utilizzare il fatto che qualcuno pubblica delle intercettazioni che non dovrebbe pubblicare per limitare l'utilizzo delle intercettazioni. Sarebbe un controsenso, è una follia, e andrebbe contro l'utilizzo che invece la magistratura inquirente deve fare per andare a cercare accertare la verità. Abbiamo inserito nel disegno di legge le confische, che sono le stesse che vengono utilizzate per il sistema, per i reati di mafia, e questo è importante. Addirittura c'è una norma che andrà a toccare il patrimonio del corrotto, anche se dovesse purtroppo andare nell'aldilà e lasciarlo ai propri figli, ai propri nipoti. Quel patrimonio sarà comunque toccabile e sarà comunque recuperabile da parte dello Stato. Io penso che sotto questo aspetto noi non abbiamo tante carte da giocare, abbiamo tante cose su cui lavorare e abbiamo la possibilità di fare un gran bel lavoro, insieme naturalmente a tante altre cose. Ve ne dico soltanto, perché sennò poi vi perdo troppo tempo, ma vi dico soltanto questa: avrete letto, avrete sentito in questi giorni che c'è un attacco da parte della Lega sul problema della microcriminalità, cioè loro dicono che questo governo sta depenalizzando una serie di reati. Ecco, io vorrei chiarire, perché io cerco di dirlo, cerco di scriverlo, cerco di andare nei posti anche in televisione, ma purtroppo la demagogia, quando poi è bugiarda, è anche molto facile farla passare, perché va a toccare, loro hanno capito dove si deve andare a toccare. Noi abbiamo fatto in questo disegno che noi ci immaginiamo della giustizia, noi abbiamo cercando di prendere quelli che sono i principi basilari di un sistema democratico nel sistema penale. Cioè, da un lato, certezza della pena e la gravità delle punizioni, la serietà delle punizioni e le garanzie nel processo. Sono le cose che stavo cercando di accennare prima. Ma al tempo stesso non dobbiamo mai dimenticare che, siccome siamo un partito e sappiamo da dove veniamo, abbiamo la necessità del recupero anche delle persone che hanno sbagliato. Noi non siamo quelli che tagliano le teste, non siamo mai stati, anche perché chi taglia le teste poi finisce con la testa tagliata, è sempre stato così nella storia.
Allora, noi abbiamo cercato di creare delle misure alternative al carcere, e sono quelle sulla possibilità dell'affidamento in prova e della messa alla prova. Cioè sono delle misure che alla fine della giusta punizione che uno deve scontare può ottenere negli ultimi 3 anni per l'affidamento, o se si tratta di reati molto lievi, addirittura con l'ammissione può chiedere la messa alla prova durante le indagini, può seguire un percorso attraverso dei lavori di pubblica utilità, attraverso dei servizi che le persone possono rendere, deve cercare di avere un recupero. Guardate, queste forme sono molto importanti, perché le statistiche ci dicono che l'80% delle persone che riescono a fare questo tipo di attività sociale, lavori di pubblica utilità o lavori per non soltanto per i comuni, pulizia dei giardini oppure anche altri tipi di incarichi, l'80% non cade nelle recidive. Naturalmente devono essere persone che commettono reati in modo occasionale, no? Il delinquentone, questo naturalmente potrà arrivare soltanto diventa difficile, perché poi le eccezioni ci saranno sempre, ma non per l'eccezione noi dobbiamo distruggere un sistema. Per cui noi abbiamo cercato di lavorare su questo, sono lavori che io vi dico noi, ma sono tutti lavori che abbiamo trovato dal gruppo del PD delle passate legislature, che stanno arrivando poi adesso a conclusione. E poi abbiamo cercato di avere un effetto deflattivo sui processi. Cosa vuol dire questo? L'effetto deflattivo sui processi vuol dire lasciare lo spazio ai magistrati, agli inquirenti, ai giudicanti, di avere lo spazio per seguire processi importanti, seri, e che non venga trattato chi ruba una pesca, una mela o un grappolo d'uva rispetto a quello che ruba milioni di euro oppure fa delle truffe gigantesche. Allora, nella legge 67 del 2014 noi abbiamo inserito 2 deleghe al governo, una sulla irrilevanza del fatto e una sulla depenalizzazione. L'irrilevanza del fatto è un istituto che è stato preso dal codice minorile, e vuol dire che quando il magistrato, il pubblico ministero, ritiene, ma è un magistrato pubblico, ritiene che il fatto sia di lieve entità, che sia occasionale, e fatti salvi tutti i diritti di chi ha subito il reato, la vittima del reato, può chiedere la non punibilità per irrilevanza del fatto. L'irrilevanza del fatto ben fatto per i reati più piccoli, e devono essere dei reati specifici. Faccio un esempio: se il mio amico qui mi ruba una penna che vale 1 euro e la risarcisce, ma perché il giudice, il pubblico ministero, magari è occasionale, una persona per bene, ma perché il pubblico ministero deve andare avanti, deve aprire fascicoli, deve dare l'incarico ai carabinieri, quando poi alla fine si concluderebbe comunque con una pena irrisoria, con una sanzione pecuniaria? Facciamo un'operazione di giustizia riparativa e permettiamo alle persone per bene, ripeto, occasionali, di chiudere questa cosa. Se voi avete letto in questi giorni quello che dice la Lega, innanzitutto parla di depenalizzazione, e invece non è depenalizzazione ma è irrilevanza del fatto, che vuol dire comunque che passa di fronte al vaglio di 2 giudici, il pubblico ministero e il giudice delle indagini preliminari, che poi dovrà fare il provvedimento, e che riguarda reati piccoli e che sono qualificati. Quando sentite dire hanno depenalizzato il furto, è una balla, perché un furto può essere, innanzitutto non è depenalizzato, ma può essere giudicato irrilevante se è il furto di una pesca, e non sarà mai se è il furto di una bicicletta, perché una bicicletta che costa 50-100 euro non potrà mai essere rilevante. Come quando ti dicono c'è l'omicidio colposo, ma come fa l'omicidio colposo? Per sua natura non può essere rilevante. Lo stalking o è o non è. Lo stalking, se è irrilevante, può diventare, una molestia piccola, ma non lo saprà, ma neanche quello sarà rilevante. Quindi la demagogia che stanno utilizzando soprattutto la Lega va a colpire invece questo istituto, che c'è in Italia dal 1930 e nessuno, nel giudizio minorile, e nessuno aveva mai detto nulla. Loro lo vogliono utilizzare dicendo che stiamo depenalizzando. Non è la depenalizzazione. La depenalizzazione è un'altra cosa che arriverà a primavera, ma che riguarderà esclusivamente i reati che già in questo momento sono puniti con le sanzioni pecuniarie. Noi abbiamo dei reati che vengono puniti con una multa, che è una pena del codice penale, che viene
erogata, che tu paghi, estingui la pena pagandola. Allora, per evitare, siccome noi abbiamo qualcosa come 300.000 fattispecie di reato in Italia, soltanto noi abbiamo tutte queste fattispecie di reato, per evitare di continuare, noi trasformeremo queste cose qui, che già portano solo al pagamento di una somma pecuniaria, in illeciti amministrativi. Non è che non si pagherà, eh? Cioè, non è che chi commette questo tipo di reato non pagherà, paga lo stesso, ma non sarà più una sanzione penale, sarà un illecito amministrativo che erogherà la pubblica amministrazione. Quindi tutto quanto vedete, tutto questo per arrivare poi conclusivamente a dire che nel sistema penale noi abbiamo bisogno di un quadro generale. Abbiamo bisogno di avere una deflazione dei processi e di limitare le fattispecie penali, perché in Italia siamo fuori da ogni mondo, e abbiamo la necessità di rafforzare gli organici, perché senza questo, e adesso forse, come dicevo prima con Andrea, la possibilità la potremmo avere. Abbiamo la necessità di lavorare su e dare risorse. Noi abbiamo messo un emendamento alla stabilità per rafforzare l'UEPE, non so chi voi sa che cos'è l'UEPE, è l'ufficio dell'esecuzione penale esterna, quelle persone che aiutano i detenuti, perché c'è bisogno di recuperare le persone, perché le persone che sbagliano, non per questo dicevo gli va tagliato la testa o bisogna tagliargli le mani, perché prima di tutto perché può capitare a tutti, ma poi perché non sta nel nostro DNA. Perché se siamo, insomma, è inutile che vi faccia il pistolotto sulla politica del recupero dei detenuti, e questo è importante, ma al tempo stesso dobbiamo non far pensare alle persone che i problemi della microcriminalità non ci sono, perché se non errore ogni tanto l'abbiamo commesso, è quello di qualche modo di non pensare che le persone avessero paura, e le persone anziane quando tornano a casa hanno paura, che i furti in appartamento ci sono e le persone hanno paura. Quindi noi dobbiamo lavorare da una parte, ma anche tenere, un po' ventroniano, ma anche tenere sott'occhio chi veramente commette dei reati e punirli in modo adeguato. In tutto questo non dobbiamo scordarci la gradualità dei reati veri, perché come dicevo prima, noi sanzioniamo in modo grave le rapine, sanzioniamo in modo grave le estorsioni, ma non sanzioniamo in modo grave i reati della pubblica amministrazione, e invece lo dobbiamo fare, come non sanzioniamo i reati fiscali, perché per noi, quando io mi ricordo quando facevo pratica ormai tanti anni fa, dicevano ma quello è un reato tributario, come se un reato tributario fosse una bazzecola, come non andasse invece a toccare gli interessi di tutta l'intera collettività. E anche su quello noi dovremmo metterci gli occhi e stare molto attenti per evitare che anche nel nostro lavoro parlamentare qualcuno faccia il furbo e cerchi di rallentare questa spinta che invece noi vogliamo imprimere. Io credo che noi abbiamo la forza di fare questo. Noi dobbiamo pensare che questo paese, Andrea lo sa meglio di me, credo ci abbia necessità di avere 830 miliardi di risorse per poter funzionare in un anno. Se voi togliete i 90 miliardi di debito pubblico che noi dobbiamo pagare, che sono tanti, va bene, perché sono il 20%, no, quanto sono? Il 5%, 90 miliardi su 800 sono il 5%, 12-13%, se ora facevo caso, perché ora ti spiego perché facevo questo sbaglio. Ma noi abbiamo non soltanto questo peso, questo cancro ci portiamo dietro, ma ne abbiamo altri due giganteschi. Uno è l'evasione fiscale, che supera i 100 miliardi l'anno, che se noi non avremmo bisogno né di fare manovre, avremo tante risorse per trovare lavoro ai giovani. E poi abbiamo il cancro della malavita organizzata, il business della corruzione, che fra corruzione e malavita supera anche lì i 100 miliardi l'anno. Noi saremmo un paese, io non dico che si arriverà nel paese dei sogni e nel paese dei balocchi, perché che fisiologicamente ci sia un po' di evasione fiscale, che fisiologicamente la criminalità organizzata non è che la potrà estirpare, perché purtroppo ci sarà sempre, un pochino, ma in Italia diciamo che abbiamo un po' esagerato, siamo sinceri, perché se noi non avessimo questi malanni che ci portiamo dietro, saremmo un paese probabilmente molto molto più forte anche economicamente, e saremmo anche un paese molto più civile. Ecco perché è importante continuare a lavorare così come siamo prefissi. Non so quanto tempo ci viene, io spero di avere il tempo per poter fare perlomeno una piccola parte di tutte queste cose, perché io credo che il paese di queste cose ne abbia veramente bisogno. Io vi ringrazio e veramente...